Abbiamo qua incontrato dei baldi giovani che, se loro hanno incontrato noi, hanno sentito suonare della musica popolare. Ma voi, nel 2020, gioventù, che ne pensate dei due matti che suonano sta musica popolare? È una passione di pochi ragazzi, però è una passione sempre comunque bella. E visto che noi adesso andiamo a suonare al fiume, siete d'accordo nell'affogarci dentro oppure possiamo anche uscire e poi continuare a suonare? No, potete suonare tranquillamente. Dentro o fuori nel fiume? Fuori. È gentile pure sto ragazzo. Ma gli amici scappano giustamente perché hanno, diciamo, un carattere molto più forte. Dite la vostra. Il ma è molto espressivo. Sì. Grazie. Oh, è il nome? Luca. Gianluca. Daniele. Daniele è quello che con il suo sguardo ha detto più di tutti gli altri. Complimenti, Daniele. Mi è venuto in mente, Lorenzo, che potremmo fare una canzone che ho imparato in Salento, L'Uruscio dell'Umare, che se, quando vai in Salento lì la suonano tutti perché è proprio tradizionale. Ma perché dobbiamo fare una canzone salentina tradizionale che noi siamo marchigiani? Ma perché, vedi, la musica popolare è proprio questo, non c'ha appartenenza, chiunque può suonare un pezzo che viene da un'altra parte, è come se passassi sopra un ponte, sono i ponti che uniscono le persone. Un ponte? Allora lo so io un posto dove c'era un ponte e adesso non c'è più, se ci suoniamo sopra è come se lo costruissimo. Dai, ci sto, accompagnami. No, via. La sera io passai per le padule e mi sperano. Cuore mio, caglie il cuore mio.
Abbiamo visto questo ragazzo che stava facendo attività fisica, si faceva i muscoli, non so se vuole picchiare noi dopo averci sentito oppure era semplicemente un modo per dimostrare la gioia con quello che ha sentito? No, veramente, devo dire la verità, anche se sono in due è un gruppo fantastico, mi piace soprattutto la musica come suona, si vede che ci mette passione, soprattutto dagli sguardi del e quindi niente, vi consiglio di andarli a sentire che spaccano. Già che non ha spaccato lui a noi, dopo averti fatto i muscoli, abbiamo ottenuto un bel risultato, ma abbiamo qua una dolce signorina. Anche lei pensa allo stesso modo? Che sì, cosa? Sì, che siete bravissimi, molto bravi, mi è piaciuta un sacco la canzone. Allora il buono consumazione l'abbiamo lasciato lì, prendete, poi dopo andate, è già tutto pagato. Molto, molto, sono stati sinceri. Grazie, grazie. Ma lui mi fa morire.